Il Comune di Lanzo ha ospitato, in occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente, l'evento di lancio di Mobilab, un progetto Alcotra che fa parte del piano integrato Graes Lab. Al mattino, nel piazzale del Movicentro di Lanzo, i ragazzi di alcune scuole si sono cimentati per la prima volta sulle bici a pedalata assistita, ma anche in un giro turistico del centro storico di Lanzo su un piccolo bus elettrico. E oggi siamo qui con tanti giovani che provano forse alcuni penso per la prima volta le bike, quindi è un'esperienza che ho sentito che è stata veramente positiva per loro. Abbiamo il pulmino elettrico che gira e porta in giro le persone per Lanzo e questo credo che dimostri una particolare attenzione e una voglia di utilizzare mezzi e trasporti che siano ecosostenibili e per l'ambiente siano compatibili. Nel pomeriggio invece si è svolto il confronto fra i partner del progetto che vede capofila la città metropolitana di Torino. Il tema della mobilità elettrica come opportunità dei territori rurali e montani è stato affrontato anche con contributi di esperti. Occorre lavorare a tutti i livelli perché bisogna riconoscere che si tratta di sfide multilivello, quindi che deve coinvolgere tutti gli enti, la città, il paese, le comunità montane, la città metropolitana, la regione. Sono aree che hanno comunque una forte potenzialità che deriva comunque dal fatto di essere localizzate in aree da forte biodiversità. Sono aree che stanno avendo una crescita ad esempio nel settore turistico, sono aree che devono puntare sulla vivibilità e quindi su un miglioramento della qualità della vita. Mobilab punta a migliorare l'accessibilità del territorio montano transfrontaliero, con particolare attenzione a tutte le modalità di trasporto che rispondono a requisiti di sostenibilità, dai bus a chiamata alle bici elettriche al car sharing. La modalità di lavoro di tutto il piano strategico Graes Lab è quella cosiddetta bottom up, cioè che parte dalle necessità del territorio per arrivare a soluzioni condivise. Nel caso di Mobilab, tanto più interessanti perché i territori rurali e montani di Francia e Italia devono affrontare gli stessi problemi in termini di spopolamento, difficoltà di accesso, necessità di rilanciare lo sviluppo locale, valorizzando al massimo l'attrattività di località di grande bellezza, seppur periferiche. Et aujourd'hui, est débattue en ce moment même à l'Assemblée nationale en France une nouvelle loi d'orientation sur les mobilités. In questi giorni c'è un dibattito al Parlamento in Francia su una nuova legge sul tema della mobilità che affronta proprio il problema della mobilità sostenibile. Lo scopo è quello di invogliare le imprese e i privati ad adottare soluzioni di trasporto sostenibile.